Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite su Liberi TV, 25 agosto 2017. Liberi TV ovviamente non va in vacanza, oppure si è presa una piccola vacanza, soprattutto per quanto riguarda gli approfondimenti sull'attualità internazionale che con voci transnazionali, in questo caso parlando di, come potete vedere, Venezuela insieme a Blanca Briceño, nostra amica indio radicale e non violenta, cerchiamo di completare perché avevamo lasciato in sospeso alcune cose purtroppo che si stavano evolvendo in Venezuela con Maduro, che aveva appunto ormai dato il via a questa sua sorta di riforma, ma una riforma autoritaria. Poi adesso lo approfondiremo. Vorrei soltanto completare la presentazione per chi ci seguisse magari per la prima volta di Blanca Briceño. Dobbiamo dire che Blanca Briceño, oltre che essere una radicale non violenta, è la cofondatrice del gruppo Airesven. È un gruppo, diciamo, che si inquadra nell'ampio arcipelago dell'opposizione venezuelana, un gruppo di proposta, di resistenza non violenta, anti-chavista ovviamente, e noi fin da quando c'era il cosiddetto, come lo chiama Blanca, insepolto, cioè Chavez, parliamo su questa Liberi TV delle condizioni del Venezuela, con un occhio in particolare, oltre che ovviamente a tutta la politica, ma anche alle condizioni della cittadinanza, della comunità che sta in questo paese, un paese, come abbiamo spesso detto, ricco di risorse, però che è quasi come una legge del contrappasso, ha una collettività, una comunità, un popolo che in questi ultimi mesi, ormai potremmo dire anni, è veramente oppresso da uno stato di povertà, di miseria, di assenza di sostanze anche per nutrirsi, di beni di prima necessità, e anche da una sostanziale situazione di non più controllo dell'ordine pubblico, del territorio, omicidi, violenze e così via. In queste ultime settimane la notizia, diciamo, che ha fatto più di cui parleremo, che cercheremo di approfondire con Blanca, è la fuga della procuratrice generale di Caracas, Luisa Ortega Diaz, di cui già avevamo parlato nelle scorse puntate, che sostanzialmente appunto pare sia fuggita anche in un modo abbastanza rocambolesco, e che porta con sé, e appunto cerca di in qualche modo attrarre, su cui cerca attrarre l'attenzione, delle prove della corruzione praticamente di Maduro e dei suoi collaboratori più stretti, prova appunto contenute a quanto pare in una chiavetta. Ovviamente parleremo di questo, ci parlerà Blanca, ci parlerà anche dei prigionieri politici che pare appunto dall'instaurazione di questa costituente vi sia stato veramente in questo paese una sorta di stretta dura verso l'opposizione politica, alcuni membri dell'opposizione soprattutto, anche perché poi sappiamo che la MUD, che è appunto questo grande arcipelago, è abbastanza frastagliata e non unita e compatta in questa sorta di ruolo dell'opposizione a Maduro. E ecco, queste sono le cose più importanti. Parleremo anche, se riusciamo, del ruolo dell'ex nunzio apostolico di Caracas, cioè il Monsignore Parolin, che è diventato il segretario di Stato Vaticano, che si è visto con Lavrov, ministro degli esteri russo, con il quale ha parlato anche di Venezuela. Pare che la soluzione di questa vicenda venezuelana ormai non sia più una soluzione che possa venire dall'interno, ma una soluzione che
possa venire soltanto dall'estero. Blanca Briceño, a te la parola. Bene, grazie, grazie Gianni, come sempre AIRES VEN, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana, resistenza propositiva non violenta, ringrazia ampiamente e profondamente Liberi.tv in quanto ci ha permesso in tutti questi anni non solo di parlare sulle nostre posizioni, la nostra concezione della situazione attuale, ma bensì è proprio un archivio di grande valore per le cose del Venezuela, in quanto chi vorrà studiare queste situazioni, utilizzando anche questo archivio, se ne renderà conto che Liberi TV ha anticipato praticamente tutto quello che in qualche modo sta succedendo nel Venezuela. Il Venezuela, l'abbiamo detto da molti anni, è un paese molto pericoloso. E in questo momento diventa pure un tema, appunto, come ben dice Gianni, che ci scappa delle mani. Abbiamo cercato di percorrere molte proposte, anche non violente, comunque, diciamo, la instaurazione di una centrale internazionale della criminalità, proprio come si dice, una multinazionale della criminalità, oramai è instaurata nel paese e quindi indubbiamente non solo tocca al Venezuela. La volta scorsa abbiamo finito con quella frase un po' con un piccolo senso ironico che il Venezuela poteva essere una nuova Crimea, sicuramente Parolin, grande amico dell'Irrito e tra Galantino che va ai matrimoni dei esponenti più corrotti del regime, un padre gesuita che è presente nella Costituente, bene, sono pezzi, pedoni di una scacchiera che vuole frantumare il Venezuela, non come fece l'Inghilterra nell'epoca del Medio Oriente, ma ancor di più perché sappiamo che comunque devono spartirsi territorio Cina, Iran, Russia, Bielorussia e Cuba, ma anche ci sono le bande armate, i paramilitares, il transito, anzi, l'impossessamento del territorio delle FARC, per cui per il Venezuela l'accordo di pace con le FARC non è stato positivo, né noi abbiamo fatto pubblicità per il sito, tutt'altro, ma oggi, anche nella trasmissione scorsa, dicevamo che c'era un problema geopolitico binazionale, bene, oggi si aggrava moltissimo perché dai gruppi che sostengono Uribe alle prossime presidenziali in Colombia e anche los conservadores dicono che Santos ha semplicemente aperto la transnazionale della cocaina legalizzata, beh, questa transnazionale, per cui tra un narcostato e questo in Colombia che è più grande del Venezuela come territorio, insomma, stanno creando una situazione tremenda nella zona e sappiamo che tutte queste cose vengono comandate dai due, perdonate l'espressione, demoni, uno già fuori ruolo, cubani, che mantengono non solo un popolo preso, ma sono intervenuti in tutte le questioni del mondo, non ultimo una dichiarazione di un politico oramai anziano spagnolo che ha detto che nel 58 Cuba finanziava il governo in esilio di Carrillo e Felipe González in Francia. Per cui sappiamo bene questa ambizione di questi signori nati nelle isole Canarie, forse hanno questo bisogno di conquista. Allora Peraltro io dobbiamo ti. ricordare che per la Spagna passa anche una delle accuse della Luis Ortega per quanto riguarda le accuse di corruzione a Maduro. Ah.
Bene, non solo, ma a quello che io chiamo de o pelo cabuya, de osao cabello, ultima volta che lo diciamo, in questa trasmissione correttamente, dove con i suoi cugini fanno 100 milioni di dollari in una sola negoziazione, ma io ho questi dati da darteli fra un pochettino, se non ti spiace, perché quella che viene chiamata la procuratrice di ferro nordamericana, Bonnie Clapper, qualche anno fa, no, non qualche anno fa, un po' più di un anno, aveva rilasciato un'intervista al nostro membro dell'opposizione o sostenitore dell'opposizione, Moises Naim, molto conosciuto in Europa. Quindi Moises le aveva chiesto che cosa, questa concezione, la problematica del Venezuela, e allora lei, Bonnie Clapper, aveva un'intervista, non intervista, cioè un interrogatorio a un trafficante, e le ha chiesto che come faceva a portare le droghe a Caracas o come si faceva da Caracas poi a portarli in altri paesi e a chi doveva pagare. Il trafficante, dice lei, mi ha guardato e mi disse: dottoressa, io non capisco la sua domanda. Io, la dottoressa, gli disse: lei ha dovuto pagare la polizia perché non gli togliessero la merce. E lui mi rispose: no, dottoressa, lei non capisce. Noi pagavamo la polizia. E loro, la polizia, trasportava la droga. Quando avevamo pacchi più grossi, allora avvisavamo la polizia antinarcotici del porto e così loro portavano via la merce nelle macchine della polizia. Al che Moisés Naim gli chiede: allora lei ci sta dicendo che nel Venezuela le forze armate, la Guardia Nazionale, la polizia, il sistema della polizia politica non sono controllati dai narcotrafficanti, sono loro i narcotrafficanti. E la dottoressa rispose: sono loro i narcotrafficanti. Ho sentito dire che il Venezuela è un narcostato, c'è molta gente meravigliosa nel Venezuela, la grande maggioria, però se uno guarda il sistema polizia, l'esercito, senza di loro questo affare, questo negozio non esisterebbe. Loro accettano i soborni e trasportano la droga. E questo è Moisés Naim con Bonnie Clapper. Quindi sono i cartelli internazionali che hanno preso il paese, oramai, diciamo, come dicevi all'inizio, difficilmente per noi riprendere una situazione solo con movimenti interni sarà praticamente impossibile. Ora, ovviamente che queste reti internazionali, allora questo internazionale del narcotraffico con uno Stato, beh, immaginati Pablo Escobar con Petróleos de Venezuela, è uno Stato intero nelle mani. E per meno di questo Pablo Escobar è stato, insomma, perseguitato e morto. Allora, non sappiamo se veramente come successe con l'ammirante Isoruko Yamamoto quando l'attacco a Pearl Harbor svegliò, insomma, come si diceva, il gigante addormentato. Ora in questa situazione noi ci troviamo con giganti degli api, perché sicuramente Parolin, del quale abbiamo parlato in diverse altre trasmissioni, rappresentante di Bergoglio, portatore del comunismo, che adesso va in Colombia, devo dire che alte personalità e membri del Partito Conservatore e alte personalità ex ministri sono preoccupati perché dicono che se viene a portare solo la parola del Vangelo senza far politica, va bene. Ben ricevuto, altrimenti provocherà una grossa divisione fra i cattolici,
nel Venezuela. Indubbiamente questo narcostato ha bisogno di questa maschera di democrazia, benché pian pianino da qualche parte inizia a sgretolare, ma ha nelle sue mani un esercito, una banca centrale e petrolio del Venezuela. Voglio dire, non è che siamo davanti nemmeno a una situazione facile da capire, è complessa, molto complessa, è anche difficile per noi. In questi giorni una persona, forse nella sua ingenuità, mi diceva che era appena tornata dal Venezuela, mi diceva: ma un paese è distrutto, è una porcaggine, è vero che la gente mangia cercando ossa per succhiarli nella spazzatura, ma semplicemente capire quello che succede è solo per persone molto intelligenti. Questo per dare una dimensione di questo. Diciamo, la rocambolesca fuga di Luis Ortega Díaz, noi qui stiamo seguendo con attenzione su Liberi TV il suo caso, per quanto abbiamo già spiegato in altre occasioni come è la situazione tra le due bande di questa multinazionale, quei Narcosoles e Narcoflores. Questa volta lei è riuscita con una barca, ma poi dicono che era un yacht, è fuggita in Aruba, e da Aruba in un charter, in un volo di bandiera colombiana, un volo privato, è scappata assieme però non solo al suo marito, che è Germán Ferrer, che è un deputato della inefficace Assemblea Nazionale dell'opposizione MUD, benché pure sia fatta accompagnare da Gioconda del Carmen González Sánchez, che è la subdirettrice dell'ufficio del Ministero Pubblico, e di Arturo Vilar Esteves, che era il suo procuratore dell'area della corruzione. Bene, lei ha avuto questa possibilità di viaggiare in Brasile. E devo dire che gli hanno offerto asilo politico, ma anche gli Stati Uniti, la Colombia, e l'Argentina. Lei però, probabilmente fisserà sede, almeno temporaneamente, in Colombia, perché lì gli ex, cioè lei che si dichiara assolutamente fedele al pensiero dell'insepolto, il più grande creatore di diritti umani sul pianeta Terra, e meno male che non ci sono altri pianeti. Bene, Cioè, una lei fedele di Chavez in pratica. assolutamente, lei non ha mai smesso di dire questo, si è presentata appunto in Brasile, dove è stata ricevuta anche nel Parlamento del Brasile, c'è stata una riunione di procuratori e tutti i partiti in Brasile, tranne il PT o PT, appoggiano la sua situazione. Quindi vogliono soprattutto il Parlamento, annullare le relazioni con Mercosur, ma anche impedire relazioni bilaterali con il Venezuela. Quindi la sua presenza ovviamente fa danno alla candidatura di Lula, e il presidente Temer ha indetto una manifestazione contro la corruzione per il 27 di questo mese. E lei, probabilmente in Colombia è difficile immaginare che non abbia non solo il sostegno di Santos, il presidente attuale, ma anche di certi membri delle FARC che giravano, come l'abbiamo detto molto tempo fa, nel palazzo presidenziale del Venezuela, benché erano personaggi ricercati. E questo uno. E poi, anche anni fa, abbiamo nominato il famoso Alex del Nogal, che al momento in cui D'Alema ha messo piedi nel Venezuela è stato liberato qui. Era stato messo in prigione a Palermo per fatti di corruzione, poi era
non c'è, non aveva il passaporto, ma tutti i suoi guai sono stati risolti. Rispetto alla procuratrice, allora c'è per esempio il dottor Londoño, che è un colombiano, che gli dice: ma lei ci deve dire tutta la verità, perché ci deve spiegare come fu che il Venezuela fu espropriata di tutte le sue ricchezze. Noi come Aires Ven abbiamo sempre parlato di olocausto, sterminio per fame, malasanità e denutrizione, ma lui ha utilizzato proprio questa parola molto interessante di espropriazione, di dell'erario. Noi l'abbiamo detto in altri modi, ma è da anni che lo diciamo, meno male che adesso si muovono queste altre personalità per dire questa situazione. Dove sono i soldi di questi boliburgheses? C'è proprio una confabulazione tra questi boliburgheses e le FARC di Colombia, e allora stanno chiedendo a Luis Ortega Díaz di dire esattamente tutto ciò che lei sa, perché lei per moltissimi anni è stato complice. E non bisogna dimenticare che quando il ragazzo nostro eroe, che ha avuto il coraggio dell'eroe della resistenza, che ha avuto il coraggio di denunciare le torture e che gli avevano infilato una canna di cannone nell'ano, lei ha detto che come faceva lui allora a sedersi, che lei ha giustificato tutto quel processo. Ciò non toglie che lei, che è una donna intelligente, questo non si può negare, anche che forse è l'unica che nel paese sta utilizzando un decimo di un linguaggio politico, perché gli altri sono politicanti elettoreri e stanno adesso litigando fra loro per vedere chi sarà eletto a governazione e municipali. Bene, lei indubbiamente starà negoziando goccia a goccia, dirà una cosa, dimostra o dà delle carte goccia a goccia per poter negoziare, per poter poi Diciamo come un sistema un probabilmente. po' da pentiti italiani, insomma. Sì, di finire, beh, difatti il marito è di cognome, potrebbe essere anche italiano, per resto. Allora, diciamo, probabilmente finirà negli Stati Uniti protetta, e anche un giorno, indubbiamente, con tutto quello che lei può fare, perché lei può smascherare di fronte al mondo, alle Nazioni Unite, nell'Organizzazione di Stati Americani, dove deve recarsi in questi giorni, per denunciare anche che è perseguita politica, che gli hanno violato tutti i suoi diritti e che gli sono entrate nella casa in modo orrendo, come fanno dappertutto, sempre ad ogni venezuelano, quindi ha vissuto in carne propria come entrano, rubano tutto, anche non ha voluto dire, ha usato una parola gentile, le cose più comuni, dove si capisce che anche sta intendendo Senti, cose. questo nome, Odebrecht, che sarebbe un pochino Ah, la beh. famosa, la provenienza di questo fiume di soldi, di questa grande tangente che sarebbe passata a milioni di dollari, centinaia di milioni di dollari. Beh sì, centinaia di milioni di dollari, adesso li cerco perché il problema di Odebrecht è che semplicemente, aspetta se trovo la cifra, non ce l'avevo, sono centinaia di migliaia di dollari per opere mai concluse, appena iniziate e ovviamente non seguite da nessuno, perché le tangenti, cioè ci sono tangenti di 100 milioni, che sono niente rispetto a quelle che aveva ricevuto Roberto Rincón, una sola tangente di 1.000 milioni di dollari per un contratto con Petroleo Venezuela. Questa Odebrecht è un'azienda, diciamo, di costruzioni, se non sbaglio, brasiliana. È un'azienda brasiliana che ha finanziato
Questo ancora, diciamo, lei non l'ha detto, che dimostrerà quanto ha finanziato certe campagne elettorali, incluso quella della Dilma. Indubbiamente questa Odebrecht esiste da un po' di anni, da parecchi anni, tant'è che noi ci siamo occupati in una trasmissione, abbiamo parlato della Odebrecht, quando si diceva che questi personaggi della sinistra brasiliana erano più santi di San Francesco, insomma. Quindi in quel caso lì. Il Senti, problema. ci stiamo Sì. avvicinando verso la fine in modo implacabile. Un commento volevo alla notizia delle, insomma, come è stata presa, che riflessi ci sono di commenti e di riflessioni sulla notizia delle sanzioni di Trump, nuove sanzioni che sarebbero appunto il divieto cioè di acquistare alcuni titoli, se non sbaglio, dell'azienda petrolifera. Sì, va bene, forse così ci salva Citgo, che Citgo è stata una grandissima compagnia, perché Petrolio Venezuela è arrivata ad essere la quinta compagnia petroliera più importante nel mondo per quella inchiesta, quella classifica che fa Forbes. E il Venezuela molto abilmente aveva steso una rete non solo di raffinerie del nostro petrolio, che ha delle qualità particolari, per cui normalmente $10 al di sotto a media, ma anche vendeva la benzina come si dice, dove tu fai la benzina, dai benzinai, tipo. Quindi questo potrebbe essere per noi beneficioso. Allora, ci sono due importanti posizioni contrapposte. Parliamo di quelle. Una è Moisés Naim, appunto, che dice che sarebbe un gravissimo danno per il Venezuela, per il popolo che oramai non ha niente, e invece la posizione contrapposta di Diego Arria, che è stato alla presidenza è stato in un momento del Consiglio di sicurezza. Diego Arria è stato incaricato del Ruanda e del Kosovo, quando era il nostro ambasciatore alle Nazioni Unite. È un uomo molto preparato, intelligente, perseguitato da Chavez. A lui gli hanno tolto la sua fattoria che aveva, e di questo pure avevamo parlato, non mi ricordo già quanti anni fa, che sostiene invece che questa è una misura molto importante, perché farebbe precipitare la caduta del governo, tra le altre cose, anche perché si capisce che siamo questa internazionale del crimine, questo narcostato. Quindi, a questo punto, tra queste due contrapposizioni, indubbiamente l'opposizione ha dei grandissimi lobby, e quindi arriva Trump, arriva Tillerson, arriva. Poi ricordati che il governo ha avuto sempre Shannon, che non è ancora uscito dal servizio al Ministero degli Esteri nordamericani. E una parte della resistenza sostiene la posizione di Diego Arria. Il fatto che non possano vendere Citgo potrebbe anche significare una possibilità di salvare a un futuro, se noi riusciamo a riscattare il paese, di recuperare certi beni che negli Stati Uniti esistono e che potrebbero ovviamente mobilitare un minimo di economia verso il Venezuela. È molto complessa la situazione, appunto, con la procuratrice. Noi ai residenti come resistenza consideriamo che lei deve fare il suo dovere, ma consideriamo anche che lei ha nelle sue spalle molti crimini. Quindi, perché non ha parlato prima, potrà rispondere che preparava il dossier. Immagino che il dossier l'avrà preparato sin dal primo giorno, visto che nel Perù c'è stata l'esperienza di Fujimori Montesinos, quando Fujimori era
vivo anche nel Venezuela, dove l'hanno derubato, ladrón se roba ladrón, tiene 3 años de perdón. Quindi, come vedi, difficile. Certo, Odebrecht è una goccia nel mare di tutto ciò che questi criminali, perché non sono altro, hanno fatto. Sono 25 anni, ormai di 25, dal golpe del 4 febbraio 1992 dell'Interpol, a oggi, dal 1998, quelle elezioni dove l'oligarchia venezuelana ha sostenuto totalmente il loro candidato di sinistra, che nel Venezuela, onestamente, la destra e sono inizia a formarsi, ad esistere, e non sono stati le favelas scese a votare per ha vinto semplicemente per manovre politiche, anche loro, anche queste manovre non molto facili da capire, il vecchio Farrusero, insomma nomi che voi conoscete, ma c'era una candidata Miss Universo, una donna non solo bellissima ma molto generosa, ha fatto molto per i disabili, nella direzione di un'occasione speciale per la dottora Consuelo Canelò. Nella sua epoca, così come altri artisti, e lei era Irene Sani, candidata alla presidenza in quelle elezioni Allora, ecco, hai fasciste. parlato di elezioni. Io adesso nel darti appuntamento alla prossima, direi che la prossima volta dovremo in qualche modo affrontare un po' la posizione della MUD, ma insomma anche come la cittadinanza vive l'appuntamento che è stato da Maduro stesso, se non sbaglio, confermato addirittura per ottobre, cioè le prossime elezioni regionali che dovevano tenersi a dicembre. Quindi, insomma, ci sta un fermento in qualche modo elettorale, tanto per cambiare, tanto per confermare che dove ci sono elezioni non è detto che ci sia democrazia, però comunque sia si dovrà formalizzare una rete di candidati. Sì, va bene, loro faranno le loro primarie, le loro cose, vinceranno, tanto ha sempre dimostrato, ogni volta che qualche oppositore ha vinto qualche elezione, li nominano un super governatore, ok, poi non li danno, per esempio, non danno i soldi che devono ricevere, eccetera, eccetera, tante cose. Noi comunque da qui Certo. continueremo a dire come nostro Signore Gesù ci dice: conoscerete la verità, la verità vi farà liberi. E io, se ho il tempo, la presidente di Aires Reign aveva mandato una citazione biblica, non so, sono 2 righe, se lo posso Ci leggere, mancherebbe 2 righe, dai, non si legge. tranquillamente ascoltiamo. Sì, e dice: perché ogni legge in una sola parola si compie, amerai al tuo prossimo come a te stesso, ma se vi morderete fra di voi e vi mangerete gli uni all'altri, potrete vedere che anche vi consumerete gli uni all'altri. Questo è Galat 5, 14, 15. Ti ringrazio e abbraccio tutti coloro che in questo momento, ascoltandoci, hanno compassione per il popolo venezuelano. Ma noi, come l'abbiamo detto, la nostra libertà non solo la conquisteremo, ma saremo, se riusciamo a liberarci, un grande paese che non perderà la sua generosità, anche se il concetto internazionale per 18 anni ha permesso l'olocausto ed esterminio. Grazie già. Grazie a Blanca Briceño, vi diamo appuntamento quindi per aggiornamenti alla prossima puntata di Voci Transnazionali sul Venezuela. Nel frattempo questo video cerchiamo di farlo circolare il più possibile, di far conoscere queste vicende grazie alla testimonianza di Blanca Briceño. Alla prossima!